l'ipotesi o l'impressione che con uno, l'arrivo del Frosinone il campionato del Catanzaro diventa in salita, d'accordo? No. I primi due sono stati. Quelli sì. Numeri poi li vedremo alla fine. Sicuramente sulla carta il Frosinone ha fatto una squadra diversa rispetto al Prato, rispetto al Viareggio, rispetto al Catanzaro. Ha fatto una squadra improntata con un'idea diversa, con un programma diverso. Però mi interessa poco quello che hanno. Che ha programmato il Frosinone, mi interessa quello che dobbiamo fare noi nel Catanzaro. Cioè, voglio dire, l'impatto potrebbe essere più duro della prima due partite, questa anno. No, io mi aspetto un miglioramento da parte del Catanzaro, mi aspetto una gara con ancora più aggressività rispetto alle ultime due gare. Mi aspetto una partita che andiamo a giocarcela senza grandi timori, senza grandi timori riverenziali. Rispettiamo il Frosinone, però ci concentriamo, dobbiamo entrare nell'ottica che siamo una squadra che secondo me può fare bene. Il vantaggio pure è affrontarlo in casa, no? Sì, sicuramente giocare in casa è un vantaggio, perché possiamo contare sul sostegno del nostro pubblico, quindi è sicuramente un vantaggio giocare in casa, ma questo lo è più o meno per tutte le squadre. Stiamo monitorando Vitiello, mancano ancora due allenamenti, è migliorato a livello di condizione, Giuliano non si è allenato fino a ieri, quindi questi ultimi due allenamenti ci porteranno a vedere chi domenica può dare più garanzie. Più che altro la cosa principale sotto l'aspetto fisico in questo momento. Considerate che l'organico che le hanno messo a disposizione è tutto, quindi non ha nulla da invidiare gli altri. Sì. È possibile pensare per domenica che è arrivato il momento di vedere germinare dal tuo momento e non lasciargli sempre il compito della staffetta? No, beh, ma adesso al di là del singolo, quello che voglio dire, è importante che l'importante è dare un equilibrio, secondo me, alla squadra, al di là del singolo. Il singolo poi deve mettersi a disposizione della squadra. Domenico inizialmente, ma più che altro per struttura fisica. Vedremo un attimino questi due, ripeto, non è facendo la conferenza stampa al giovedì, anche se è venerdì. Non è semplice perché mancano due allenamenti e due allenamenti importanti, quello di oggi è un allenamento importante, quello di domani altrettanto, e da lì vengono poi fatte determinate scelte. Il Germinale è a disposizione, è un giocatore che adesso sta meglio e vediamo come per il bene della squadra in che modo impiegarlo, se subentro, se parte dall'inizio. Questa risposta non è. Posso anche giocare con Germinale, con Fioretti, insomma non è che ci sono tantissimi problemi sotto questo aspetto. L'importante è che chi sta fuori nel momento che entra dà. Quello che ho detto ai nostri giocatori è che stanno fuori per scelte tecniche, però cerchiamo di tenere tutti ad un livello di condizione buona nel momento che sono chiamati in causa. Al di là degli errori tecnici, devono dare sotto il profilo della mentalità, della voglia e della volontà. Fino adesso chi è subentrato anche domenica, come Fiore, come Germinale, hanno dato un qualcosa in più. Quindi li teniamo tutti in considerazione e vedremo di fare la scelta in base a quello che vediamo anche in questi ultimi
due allenamenti, vedere un attimino anche lo stato di condizione di Giuliano, di Vitiello, perché una squadra è composta da 11 più 3 giocatori che possono subentrare ed è importante anche valutare lo stato di condizione, perché una partita dura 95-96 minuti, non puoi pensare di fare una gara in mezz'ora e poi magari avere 3 o 4 giocatori che vanno in difficoltà. Quindi stiamo cercando di operare al meglio sotto questo aspetto e poi di fare le scelte che mi sentirò più appropriate per andare ad affrontare il Frosinone. Bindi è confermato, nel senso che Bindi ha avuto 2 settimane fa qualche problema, l'ha risolto, questa settimana si sta allenando normalmente, quindi in linea di massima andiamo avanti sotto questa scelta. Relativamente poco tempo, cosa vuol dire per lei? Per quanto riguarda il campo d'allenamento, il campo d'allenamento è dove noi lavoriamo, dove prepariamo le gare, dove cerchiamo di mettere i giocatori in condizione ottimale per poi rendere la domenica, quindi è un qualche cosa di importante. Il discorso, la società si sta dando l'anima sotto questo aspetto, quindi non posso dire assolutamente niente, anzi il Presidente ha fatto uno sforzo importante nell'andare a ricercare una struttura idonea, quindi insomma non so che c'erano dei problemi, ma è un problema che viene nel tempo, non si può risolvere tutto in un attimo, ripeto il... No, siamo andati, ci siamo allenati e adesso, però giustamente come dice lei, anche il continuare a cambiare superficie non va bene, nel senso che adesso abbiamo visto un pochettino le strutture che ci sono in giro, quindi cercheremo di rimanere il più possibile su una superficie che sia sempre quella, perché comunque le risposte a livello neuromuscolare sono diverse, se vai sul sintetico, se vai su un campo morbido, se vai su un campo un po' più duro, questo lo spacco adesso. Quindi sotto questo aspetto, però la società, ripeto, sta facendo uno sforzo importante, credo che non spetti a me, che sono appena arrivato, andare a dare dei giudizi su quello che c'è stato, su quello che non c'è stato, su quello che è lo stadio. Non, ripeto, io sono arrivato da poco, non mi permetto di giudicare. Anche se non so se conosci quello dietro la curva degli ospiti, no? Sì, l'ho visto. Il Catanzaro si dice di essere andato là e invece il suo predecessore, no, assolutamente. No, ma allora aspetti un attimo, voglio vedere una cosa. Catanzaro, Serie A, che anno era? Mi scusi che non me lo ricordo più. Non c'ero io. ma quanti anni fa era? Parecchi. No, quindi capisce che... Ed è in terra battuta. Sì, no, l'ho visto, adesso... No, adesso, nella condizione che adesso, chiaramente non... Non è... Non... quello insomma, io ripeto, sono appena arrivato, non posso, io vedo un grande sforzo da parte della società, da parte del Presidente, di cercare di mettermi a disposizione il massimo in una situazione comunque complicata, perché adesso parlando
sinceramente ci cambiamo nei container, quindi, ma non vuole essere un alibi, non deve essere un alibi per nessuno, né per il sottoscritto né per i calciatori, non è un alibi, quindi questo discorso lo affronto senza problemi, ma ripeto, perché vedo da parte della società un grandissimo sforzo, no, per cercare di mettermi a disposizione. Tornando al problema principale, chi ha visto qui San Frosinone ha avuto l'impressione che la difesa di Frosinone non è tanto, diciamo, brava a disimpegnare. L'ha visto bene. Io l'ho vista, ma non mi va di giudicare né Pisa né il Frosinone. Io noi l'abbiamo vista, Pisa Frosinone, eravamo a Prato, siamo andati a vederla quindi dal vivo, abbiamo visto la partita che ha fatto il Frosinone con l'Ascoli, però abbiamo rivisto le nostre partite e io sono convinto che la strada è questa, dobbiamo crescere, migliorare, però siamo sulla strada giusta. Mi aspetto ogni domenica in domenica miglioramenti sotto tutti gli aspetti, caratteriali, di crescita caratteriale, a livello fisico mi aspetto dei miglioramenti, mi aspetto una squadra più aggressiva, mi aspetto una squadra che abbia meno paura, perché noi rispettiamo il Prato come il Frosinone, però dobbiamo andare a giocarci tutte le gare, fuori casa, in casa, alla pari, poi se sono più bravi ci battono. La condizione mentale e comunque la condizione psicologica di una squadra migliora con i risultati. È chiaro che se tu avessi avuto 6 punti a livello emotivo sarebbe stato diverso, però noi dobbiamo lavorare per quello che abbiamo visto fino adesso in campo, per quello che abbiamo fatto. E, ripeto, 2 punti sono pochi, ma questo lo dico in maniera, sono pochi per quello che abbiamo prodotto, però la strada è questa e dobbiamo percorrerla sempre con più convinzione, con più cattiveria, con più rabbia agonistica, e i giovani e i vecchi sono sicuro che sotto questo aspetto migliorano. Ma noi abbiamo cercato di vincere sia col Viareggio che col Prato, ecco, quindi non è che andiamo in campo per adagiarci o per cercare un risultato. Siamo andati a Prato, era la prima trasferta che comunque il Catanzaro 2013-2014 affrontava, non era semplice perché comunque non è mai facile, ma si vede anche dai risultati, insomma l'Aquila va a vincere a Lecce, siamo andati, abbiamo fatto una partita di personalità secondo me, creando, se volete vi faccio rivedere, però siete più bravi di me, l'avrete già visto, quello che poi faccio vedere alla squadra, ci sono 14 situazioni di Prato-Catanzaro, 10 sono state nostre situazioni, 4 su 4 cross del Prato, quindi il nostro portiere, non mi ricordo, ha fatto una buona uscita e basta. No, equilibrio no, l'equilibrio fino adesso c'è stato, ci manca un po', forse mi sono spiegato male, un po' più di aggressività, un po' più, però quello è portato anche dalla condizione fisica, dalla condizione atletica. Abbiamo impostato un lavoro basato per cercare di arrivare in una condizione, la condizione fisica di una squadra è comunque per tutte le squadre ha degli alti e bassi, è chiaro che se tu lavori molto poco dal ritiro fino all'inizio del campionato, se con pochi carichi di lavoro sei più brillante a inizio stagione, però alla lunga di solito paghi questo poco lavoro perché questo è provato scientificamente, bisognerebbe impostare. Noi non è che siamo in Serie A che giochiamo ogni 3 giorni, noi giochiamo una volta a settimana e quindi ci sono degli standard per cercare di arrivare a una condizione ottimale nel momento che tutte le squadre si giocano il campionato, di solito è intorno a fine febbraio, più o meno devi lavorare su determinate cose, quindi sul fondo, su determinati sistemi aerobici
E il discorso della reattività, della rapidità, dell'aggressività, quella ti viene giocando, però ti viene poco alla volta, insomma, con la convinzione anche dei risultati, anche questo ti porta ad essere più aggressivo, però a livello proprio fisico, a livello di attaccare, difendere una navetta, quello è un percorso che ci stiamo arrivando, non possiamo essere subito brillanti, perché sennò pagheremmo dopo, questo è quello che volevo dire. I punti servono sempre, però il calcio va accettato anche. Io sono sereno, tranquillo, è chiaro che sono però rammaricato, incazzato per quello che, per i due punti che ci sono stati, ma perché la squadra ha dato e con e poi una volta una cosa, una volta l'altra, una volta cioè, abbiamo raccolto poco, però la strada è questa, il calcio è questo, al 90° prendi un palo, non vai in Serie A, l'altra squadra ci va, quindi dobbiamo accettarlo, ma dobbiamo perseguire questo discorso. E secondo me la squadra la vedo giornalmente che è sempre più convinta.